Si è trasformato in guerriglia urbana. In Grecia il primo sciopero generale del 2011 contro il piano di austerity del governo. I lacrimogeni della polizia e le molotov dei manifestanti hanno messo a ferro e fuoco Piazza Sintagma di fronte al Parlamento ad Atene. Il bilancio è di una ventina di fermi e alcuni agenti feriti lievemente. È il decimo sciopero contro il piano d'Italia approvato nel maggio dell'anno scorso in cambio di 110 miliardi di euro in 3 anni da parte di Unione Europea e FMI. In piazza, nella capitale, 60.000 dimostranti, secondo i sindacati che hanno indetto lo sciopero. Alcuni gruppi cantavano lo slogan "Dopo Ben Ali e Mubarak, adesso tocca a Papandreou". Il governo del premier socialista, per evitare la bancarotta, ha aumentato le tasse e imposto tagli su salari e pensioni per i dipendenti pubblici, ha aumentato l'IVA ed esteso la possibilità di licenziare nel settore privato.